stata data massima attenzione e di continuo, poi abbiamo lavorato assieme al territorio milanese. Non vorrei che tutti fossi fermato, però il 27 marzo 2010 sono due anni che purtroppo hanno cambiato anche il mondo. Se posso dirti sul base del sanitario più peggio per noi, allora, ti porto anche i dati. Faganin, Presidente di Conferenza dei Sindaci, Russe 1. Sì, grazie intanto. Rappresento qui la conferenza dei sindaci della nostra URSS, che è quindi composta da 51 comuni, tre vallate con una loro storia molto importante, l'Avordino, il Cadore, che vuol dire Ampezzo, Po Americo, e la Valbelluna con l'Alpago, lo Zoldano e l'Ungaromese. Fuori ci sono molti rappresentanti di questa comunità, di questo territorio, proprio perché siamo convinti che quello che noi abbiamo inserito nel nostro documento, che è stato portato in quinta commissione, sia la parte portante di quello che rappresenta la nostra comunità, ovvero sia il ragionarci come territorio di montagna che necessita di una soluzione anche diversa rispetto a quella che è stata delineata nei principi, e non solo nei principi, ma soprattutto nei contenuti da parte del piano sociosanitario regionale. Noi vi abbiamo portato dati che evidenziano questa diversità, e proprio come comunità intendiamo che chiediamo che la Regione accolga quella sfida quando lanciò nelle premesse, come diceva prima Guido Trento, il patto di una comunità. Ci siamo mossi come comunità che ha avuto una grande difficoltà di raccordare identità diverse, percezioni diverse e storie diverse. Abbiamo fatto più di 50 incontri per trovare un denominatore comune, che è la sintesi del documento sottoscritto non solo da tutti i sindaci della nostra conferenza dei sindaci, ma soprattutto anche di tutti i portatori di interesse, molti dei quali sono qui rappresentati fisicamente nella manifestazione di quest'oggi. Quindi penso che la nostra rappresentanza di quest'oggi è a sostegno anche del lavoro dei nostri tre consiglieri regionali nel rappresentare un territorio, una comunità, ma soprattutto perché vorremmo entrare e partecipare assieme in una valutazione, non solo in una valutazione partecipata dei servizi, ma anche una costruzione partecipata, razionale, logica dei servizi, che vedano per il nostro territorio un approccio completamente diverso, perché i dati e i numeri che sono stati enucleati prima rappresentano effettivamente un bisogno diverso. La costruzione del modello di sanità per il nostro territorio, come ho detto anche prima a Leonardo Padrin, come fanno altri paesi, consiglio paese che vada a dare una risposta precisa a un territorio particolare, fa sì che dobbiamo creare una maggiore comunicazione di rappresentanti delle oggettive difficoltà che un territorio rappresenta. Qui sono da mettere in discussione tre approcci e tre realtà devono mettersi in discussione: i cittadini stessi, che sono rappresentati poi dagli amministratori, quindi di non arrampicarsi e difendere quello che non si può difendere. Occorre una maturità diversa ovviamente da chi rappresenta la politica, quindi cittadino organizzato, gli amministratori che stanno facendo un percorso di condivisione non semplice, non facile, ma soprattutto anche gli operatori sociosanitari che devono rimettere in discussione un loro modello di operare e quindi essere capaci di superare quello che è stato il modello di ciascuno è padrone in casa sua. E quindi in questa forte integrazione che noi chiediamo fra sanità ospedaliera, ma non si parla solo di ospedali, ma soprattutto del territorio, che chiediamo che la Regione ribalti e quelle quattro righe giustamente che vanno a evidenziare la specificità del nostro territorio montano, come nella bozza, pagina 96, siano una sfida per gli uffici e per la politica regionale a rimodellare e modellare, secondo le indicazioni che sono state ben portate dai documenti qui presentati, una sanità completamente diversa per il nostro territorio, che non tenga conto di quei numeri, quei dati che rappresentano la cornice del piano sociosanitario come è stato evidenziato ora. Abbiamo organizzato questa stiamo partecipando in maniera coesa a questa manifestazione proprio per rappresentare un territorio che chiede una particolare attenzione, che vuol dire anche accentuare la comunicazione tra i tecnici per insieme condividere dei percorsi, perché ovviamente il depauperamento che avviene quotidianamente in alcuni servizi può essere compreso se nella riorganizzazione si garantisce quello che è fondamentale, la pari dignità e la pari accessibilità dei servizi, ovviamente con efficacia, efficienza e sicurezza.
quindi tenendo conto dei dati che noi abbiamo rappresentato, che noi stia qui a rappresentare, chiediamo proprio questo, che questo percorso in cui voi in quinta commissione state discutendo, ma che dopo tutto il Consiglio regionale, il Governo regionale dovrà intraprendere, partendo dalla rappresentanza delle oggettive difficoltà, si vada a individuare effettivamente una risposta di salute che permetta quindi di trovare anche quella risposta che ovviamente tutti chiedono, di razionalizzazione, di riorganizzazione, di efficienza dei servizi. Però non lo si fa leggendo sui giornali le risposte date. Il percorso va comunicato, va spiegato, perché altrimenti le paure sono quelle che poi ci sono gli slogan sui giornali. Penso che la maturità della nostra società veneta sia quella proprio di poter anche trovare, come il modello industriale, organizzativo, infrastrutturale, un modello diverso per il territorio montano, che veda questa forte integrazione fra l'ospedale di Belluno e quello di Feltre e soprattutto una risposta concreta di non depauperamento dei servizi per chi vive e vuole continuare a vivere in quei territori più ampi che sono il Cadore, l'Agordino e gli altri territori della nostra provincia. Quindi auspico un maggiore raccordo fra anche la conferenza dei sindaci che qui rappresento, qui è presente nel piazzale di Palazzo Serafini tutto il nostro esecutivo e tutti i sindaci e la rappresentanza di tutte le vallate, proprio per dire, perché abbiamo condiviso un percorso non semplice e vogliamo essere protagonisti di un percorso di trovare le soluzioni più idonee di sanità per il nostro territorio. Grazie. Grazie. De Bortoli, Presidente Consulente Sindaci UCS. Sì, non sono Presidente Conferenza dei Sindaci, Io l'ho presentato nella Conferenza dei Sindaci, sì, c'è il bottone rosso. Buongiorno a tutti, io credo che siano state ben evidenziate qua le particolarità del territorio, del nostro territorio. L'ULS numero 2, di cui ho fatto parte dell'esecutivo per più di 10 anni, racchiude 18 comuni, però abbiamo, e penso che anche il Presidente della quinta commissione l'abbia sentito direttamente venerdì scorso, di cui fa parte tutto il Primiero e mi sembra che anche quelle che sono state testimonianze dei sindaci direttamente al Primiero l'hanno detto. Io credo appunto che ci sono tre dati che poi io gli ho anche già detti al Presidente venerdì scorso. Credo che che l'ULS numero 2 sia la più anziana del Veneto, per cui che abbia un'età maggiore, può avere vari aspetti, però chiaramente ha maggiori necessità. Che abbiamo la provincia con il più alto tasso dei suicidi, per cui penso che anche questo sia un altro elemento che deve far comunque pensare alla quinta commissione a dare risposte a questo, e poi le neoplasie della nostra USCO, comunque i dati sono già stati detti, per cui. Però credo che anche pensando e rivedendo un attimo quello che è stato il passato, che l'integrazione territorio ospedale sia partita proprio dall'ULS numero 2, che è stata quella la scelta degli amministratori già 20 anni fa, penso che sia stato appunto perché hanno visto che il territorio richiedeva questo, per cui non possiamo andare a cambiare modalità o a cambiare sistema. Noi infatti oggi siamo qua semplicemente per difendere il sistema dei nostri ospedali, comunque il sistema diciamo della nostra sanità. Credo che comunque il nostro territorio sia già penalizzato per quanto riguarda infrastrutture e altro, per cui sicuramente sulla sanità le persone non vogliono mollare. Poi visto che sì, non c'è tempo, così lascio la discussione al Presidente. Grazie. Allora, chiesto intervenire la signora Zoleo, Vice Presidente del Consiglio Comunale di Belluno. Sì, grazie. Innanzitutto buongiorno a tutti. Così se posso vorrei dire che sono onorata di essere qui con voi oggi
e di avere proprio la possibilità di dire la mia, innanzitutto in quanto ex ospedaliera amministrativa, ma comunque ho lavorato in un reparto di pediatria, ho lavorato soltanto 30 anni e credo di poter fare una fotografia di quella che è la necessità, di quelli che sono i bisogni della sanità bellunese, che per sanità bellunese io intendo la sanità di tutta la provincia di Belluno. Detto questo, mi associo a quanto detto dal nostro assessore Angelo Paganin, che con molta competenza, preparazione, pazienza e capacità di mediazione, che credo che in politica siano doti fondamentali, ha portato avanti questo documento che è il risultante di quanto emerso dalla conferenza dei sindaci dell'ULS 1 e dell'ULS 2. Ecco, io vorrei dire questo, io mi sono letta, anzi ho studiato attentamente il piano sociosanitario. E quello che è emerso è questo, che in definitiva il vestito che è stato confezionato può andare bene per le altre province venete, ma non va assolutamente bene per la provincia di Belluno. Perché non va bene per la provincia di Belluno? Avete riconosciuto recentemente la specificità della provincia di Belluno. Cosa significa specificità? Significa che noi siamo comunque diversi nel bene e nel male. Nel bene perché siamo una bellissima zona di montagna con dei posti meravigliosi. Siamo diversi perché abbiamo un sacco di limiti, limiti dovuti alla vastità del territorio e alla bassa densità abitativa. È il territorio più vasto di tutto il Veneto. Allora, se la Regione Veneto parte dai presupposti di due modelli di ospedali, Hub e Spoke, partendo dal numero di abitanti, mettendo addirittura come vincolo per gli ospedali Spoke il numero di 200.000 abitanti, siamo, scusatemi, come si suol dire, del gatto, perché la sanità di montagna verrà automaticamente declassata. Allora io chiedo, cosa succederà dei 10 reparti che sono stati chiaramente nominati nel piano sociosanitario? Adesso ovviamente io sono all'ospedale di Belluno, cosa succederà all'ospedale di Belluno? Noi abbiamo un ospedale di eccellenza e credetemi, nonostante i tagli notevoli che sono stati fatti fino adesso da un punto di vista economico, l'ospedale sta in piedi grazie al personale medico-paramedico, pieno di buona volontà, altamente qualificato, ma soprattutto sul piano umano, va bene, e continua a portare avanti la sanità bellunese. Allora voi dovete mettervi una mano sulla coscienza e cercare di capire veramente come stanno oggettivamente le cose. Ora, nessuno di noi, ha parlato poco fa la signora De Bortoli, vuole diventare vassallo di Treviso. È impensabile che noi dobbiamo dipendere dall'ospedale di Treviso. È impensabile e noi faremo la nostra lotta fino in fondo, costi quello che costi. Io sono stata candidata sindaco nel 2007, non sono diventata sindaco per tutta una serie di ragioni contingenti, non ha importanza, non facciamo dietrologia. Comunque ci credo nella valenza dell'ospedale Belluno, sono anche convinta che la coperta è corta, e quindi bisogna tutti quanti fare uno sforzo, ma uno sforzo che non devono pagare i nostri cittadini di montagna. Nel documento che abbiamo redatto tutti insieme, grazie al professore Paganini, abbiamo fatto una serie di proposte assolutamente equilibrate e condivisibili, che cercano di equilibrare sia la coperta corta, sia le necessità dei nostri cittadini e della nostra gente di montagna, perché non abbiamo pensato soltanto all'ospedale di Belluno, ma ci siamo posti anche il quesito, e tutti gli altri ospedali, io li chiamo, se vi consentite, ospedali di rete, cosa faranno? Noi in questo documento abbiamo proposto la migliore qualità di sanità che potremo offrire ai cittadini di montagna. Vi prego caldamente di tenere in considerazione questa cosa. E se posso aggiungo anche un'altra cosa, la SERSA, la società partecipata del comune di Belluno, gli anziani, cosa facciamo degli anziani? Buttiamo via tutti quanti o prendiamo in considerazione che sono esseri umani ai quali dobbiamo qualcosa? Definiamo questa benedetta sperimentazione, grazie. Bene, grazie, se qualcuno dei consiglieri vuole intervenire. Grazie innanzitutto e buongiorno a tutti. Ringrazio di essere qua presenti oggi, io vorrei con estrema serenità, come è stato fatto, discutere di questo argomento, auspicando però veramente che si evitino alcune strumentalizzazioni che però io onestamente ho anche visto, soprattutto sui giornali. Quindi vi ringrazio invece per come si sta ponendo la discussione qui oggi. Desidero innanzitutto portare le scuse del collega Toscani, che purtroppo è ammalato, non può essere presente qui oggi, quindi cerco di sostituirlo degnamente io. Penso di avere la tranquillità e la serenità di
poter parlare di questo argomento, non essendo un politico bellunese che ha bisogno del consenso locale e quindi poter dire quello che penso, ma sapendo che il territorio bellunese ha bisogno di una particolare attenzione, ve lo dice uno che appunto è trevigiano ma che ha un padre residente a Rocca Pietore e che ha avuto bisogno anche della sanità bellunese. Quindi penso di non aver bisogno, diciamo, di cercare consenso, ma di capire qual è il problema della vostra provincia. Allora, questo è un piano che prevede un quid in più per la provincia di Belluno, per la provincia di Belluno. Però, vedete, a differenza di come era stato fatto in passato, dove avevamo previsto quel famoso 25% su richiesta anche di alcuni consiglieri, tra cui te Guido, dove si diceva mettiamo qualcosa in più per tutti quei posti che sono alti sopra di 600 metri, cosa che ha portato risorse in più per alcuni territori, purtroppo a volte anche sprecati e scialacquati. Io penso invece che un quid per la provincia di Belluno ci debba essere, ma debba essere attenzione. Faccio un esempio: l'ospedale di Belluno, e ha ragione la signora che è intervenuta adesso, che mi scusi, non ricordo mai i nomi. Bisogna dare quel quid in più sulla funzione, per esempio l'emodinamica a Belluno non può essere aperta 5 giorni su 7 fino alle 4 del pomeriggio. L'emodinamica a Belluno, con finanziamento a funzione, sarà aperta H24 a Belluno. Quindi non diciamo che non ci sarà, da questo punto di vista, un'attenzione per il territorio bellunese, perché ce ne sarà di più di adesso. Non verrà toccato Belluno, anzi potenziato, non verrà toccato Feltre, che rimarrà ospedale di rete, e secondo me vanno previsti dei punti di intervento di emergenza e urgenza su tutto il territorio bellunese. E lo dice, ripeto, uno che ha il papà a Rocca Pietore, che quando 2 anni fa ha battuto la testa e mi ha dovuto portarlo ad Arodo in macchina. E io invece voglio l'ambulanza medicalizzata a Rocca Pietore piuttosto che a Livina Longo, piuttosto da qualche altra parte, con un medico, 2 infermieri, un anestesista, che tu che sei medico, io non lo sono, sei meglio di me, cosa significa? Significa salvare il paziente, stabilizzarlo e portarlo in un ospedale competente più vicino, perché io sono tranquillo quando il mio papà a Belluno, no, a Arodo, permettetemi, però mi dico che roba, è quello che penso. Perché gli ospedali piccoli io non mi fido, se devo andarmi a curare o operarmi, io preferisco andare in un ospedale di un certo tipo con la casistica che ha, e tu lo sai bene questo. Allora, pronti l'intervento sul territorio, ambulanze medicalizzate, anestesista, stabilizzare il paziente e portarlo dove possiamo portarlo. Questa è l'idea e l'immagine che noi abbiamo per la provincia di Belluno e per tutte le altre province che hanno, penso per esempio anche qui sei veneziano, l'aspetto insulare di Venezia o il territorio del vicino con il Polesine, cioè quelle province che effettivamente per questioni di territorio, di densità e popolazione hanno delle difficoltà. Questa è l'idea che noi abbiamo. Quindi mi dispiace, te lo dico in estrema serenità, sono stati anche colleghi, che queste tematiche, pur comprendendone, e sappiamo che la sanità è il tema più importante e la regione farà di tutto per evitare anche i tagli che purtroppo noi abbiamo in termini economici in tutti i settori, abbiamo capito che è il 50%, però sulla sanità stiamo tenendo barra dritta, proprio perché sappiamo essere il tema più importante e fondamentale per la regione Veneto. Però ripeto Guido, io spero che queste tematiche, non perché finché ne discutiamo così come ho sentito gli interventi adesso, mi trova tutta la mia disponibilità, spero che però non vengano strumentalizzate come purtroppo ho visto in alcuni giornali, in alcuni atteggiamenti locali in provincia di Belluno, perché la volontà nostra, dice anche il collega di Feltre, Dario Bond, è proprio quella di andare verso questa direzione. Quindi significa attenzione ai costi, ma dare servizi ai cittadini, perché quello che noi dobbiamo fare è salvare la vita del cittadino e portarlo su un ospedale attrezzato, e Belluno verrà potenziato da questo punto di vista, e non è vero che sarà dipendente da Treviso, come si dice, perché no, ma è scritto, quello che dice, leggilo, sul piano c'è scritto, abbiamo fatto uno statuto e ci siamo voluti su uno statuto, l'ho fatta anche io questa battaglia, assieme a Belluno, assieme a Bond, assieme a Toscani, per garantire la specificità di Belluno. Ma cosa stai dicendo? Sul piano c'è scritto che Belluno avrà un quid in più, ma il quid in più non significa buttare lì risorse, un 25% che è una sciara a quarte, che magari qualcuno deve dare qualche
con qualche amico, si va sulla funzione, il 25% si dà sulla funzione, come vi stavo dicendo, sull'emodinamica piuttosto su qualcos'altro che decideremo assieme, assieme con la conferenza dei sindaci, lì si vede se viene attivata. Io mi chiedo, questo 25% in più dove è andato fino adesso? Dove è andato? Che l'emodinamica 7 giorni su 7, 24 ore su 10, quali servizi? Quali sono stati sprecati e gli scandali di questi giorni? Forse anche lo dimostrano. Quindi scusami, ma queste cose in estrema tranquillità, visto che non vado ad andare a voti, per uno le dico. Tira fuori i sprechi, tira fuori. Una parte dell'intervento del capogruppo e poi anche me, me la segno perché no, Paolo del caso adesso abbiamo registrato, questo viaggio di 1800 a Venezia oggi deve contare qualcosa di importante, secondo me lo può fare. Io non condivido tutto quello che ha detto Guido perché ho una leggera visione diversa, però cerco di entrare nel dettaglio per capire qual è la mediazione, qual è che cosa si può portare a casa. Parto da Aldo da Pieve, poi scendo giù. Aldo, pronto soccorso, Pieve, pronto soccorso. No? Cosa significa? Significa che io devo dare la stessa possibilità di salvezza, di urgenza, di emergenza, non si già arriva a Sapala, rispetto a non si già arriva a Ferre, che ha l'ospedale, la cosa. Almeno devo dare una buona propria. E rispetto ai tanti soldi che vengono impiegati in altre aree, garantire proprio per un concetto di specificità riconosciuto ormai, questa possibilità secondo me è fondamentale. Quindi, nel schermo, è evidente che su Pieve e su Agrodo noi non possiamo, Federico, scrivere un punto di prima emergenza. Dobbiamo scrivere un punto del pronto soccorso. Perché dico questo? Perché all'interno del concetto del pronto soccorso io ho una legge, che poi la pagina successiva viene specificata, che mi dà tot servizi a funzione. Dov'è il punto di mediazione? Entro nel tecnicismo perché sennò tacco. E dov'è il punto di mediazione? È da capire, poi ti faccio una formazione che ho dato a noi, è da capire fin dove arriva la tecnologia avanzata e fin dove deve arrivare la presenza umana. Traduco la parola. Fin dove arriva la tecnologia avanzata significa la telereferenzazione per quanto riguarda il discorso della radiologia, che il dottor professor Paolo Primario di Belluno la sta facendo funzionare bene, fin dove arriva quel tipo di servizio, quindi la disponibilità di quel servizio, fin dove deve essere presente la presenza essenzialmente di un radiologo o di un anestesista H24. E qua è punto di vista. Perché è qua? Perché ragazzi miei, si fa una fatica molto lunga a trovare un anestesista che va. Si fa una fatica molto lunga a trovare un radiologo, perché ce ne sono sempre meno. E qua è la programmazione sbagliata. Negli ultimi 10 anni noi abbiamo programmato male il bisogno. E vedete che fra 5 anni chi ci sarà qua non si troverà a manifestare tutte le opere, si troverà a manifestare contro la minore disponibilità di queste figure specialistiche. E faranno morire certi operati. Allora è fondamentale che su un ragionamento di questo tipo, anche per dire, noi facciamo di tutto, dobbiamo fare tutto per garantire il pronto soccorso. Poi, con tutti i servizi. Poi è da capire la mediazione dove arriva. È da capire dove è che voglio. Perché c'è un po' di mal di pancia a piede di taro, a piede di taro. C'è un po' di mal di pancia a piede di calore. E perché? E non è colpa la politica veneziana. Non è colpa la politica veneziana, è colpa purtroppo di scelte aziendali. Perché a piede di calore, soprattutto a Agro, ma anche a piede, certe scelte di chiusura al venerdì del servizio, certe scelte di non reperibilità di medici, certe scelte sono state prese ancora prima di discutere del piano sociosanitario un anno fa.
e non c'è stata sorta di cambiare questa roba qua. Allora, quando io parto con il piede, che dico già? Ok, metto giù il piede nel fango e mi vado il piede nel fango, mi vado tutta la gamba e perdo potenzialità. Non sto facendo critica a nessuno, ma su questo passaggio della governance pilota atleti. Poi dirò alla fine cosa penso della governance. Quindi ho affrontato il discorso pieve e arco. Però attenzione, sul discorso pieve e arco, noi non ci dobbiamo fermare al fondo soccorso. Dobbiamo dargli qualche azione di richiamo. Vuoi l'ortopedia degli sport invernali della montagna? Vuoi essenzialmente a pieve un aggiornamento di cardiologia? Federico, sai quando ti scrive? Ma guarda che a pieve, sono due casi singoli e comunque erano due grandi professionalità lì, sono scivolate, purtroppo sono scivolate, ma lì c'era una cardiologia che funzionava. Purtroppo è successo quello che è successo, è umano, ci si mette le mani e si fa. Quindi, e si spera che non venga strumentalizzata, perché io dico qua pubblicamente di fronte a tutti che il dottor Jacopo è un grandissimo cardiologo, conosciuto in tutto il mondo, purtroppo, è andato male. Alessandro, sì o no? Scendo, finisco con pieve, finisco con... sarebbe tanto da dire sul discorso della medicina del territorio. Da noi, il medico di là, rispetto all'azione territoriale delle singole figure, lì parlando, a Rocca Pietro nel medico, che è di origine padovana, e lei è lì, non so più trovare un infermiere che mi aiuti, mi deve fare tutto. Questa è una delle problemi, perché se io medico a Rocca Pietro devo farmi quattro comuni e quando devo praticamente appoggiarmi a delle reti di cure palliative non ho la stessa rete di cure palliative di Fedele o anche di Belluno, perché non ce l'ho, è un disastro. È l'acido che noi altri mettiamo un ragionamento, l'acido deve dare una mano, ma dobbiamo praticamente disegnare insieme sulla carta. Entro dal medico poi di Belluno e di Fedele. Belluno, allora io lo metto, l'ho detto pubblicamente, io certo sì, di qualche comico politico che dice che ci deve essere un'us unica per far vivere la sanità in montagna, no, è comico, ci deve essere un'us unica per far vivere la sanità in montagna, da Carolino come lui, dico che non condivido, perché il modello un ospedale in us, e non è che funziona, ha funzionato al medico, mi dispiace che dovevo medico. Mi dispiace che sono tutto domenico, ma Antonio oggi mi abbia detto vengo e poi si è trovato a Rovigo con l'assessore. Però lui condivide il suo passaggio qua. E questo non deve essere messo in discussione. Perché attenzione, lo dico a chi non la pensa come me. Se si pensa di togliere fiato, ossigeno, professionalità ad un ospedale che funziona, per fare uno che funziona bene, via fuori praticamente come succede in borsa. Si mettono insieme due azioni e poi alla fine non è mai la sommatoria, sempre molto meno. Sempre molto meno. Questo è, e qua ti dico non transigo perché conto andarmene fuori a andare un po' qua, però su trova qua non c'ero. Entro sul discorso dell'ospedale di Belluno. Sull'ospedale di Belluno. A me è piaciuto tantissimo che Federico mi dica, che Presidente Canale mi dica, che autorevole, riconosciuto a tutti, che si possa fare un H24 di ti dico. Benissimo. Ma siccome io sono qua da buon amministratore, da buon padre di famiglia, per fare essenzialmente l'amministratore giusto, prima mi devo garantire di avere i medici, chi mi fa le angioplastiche, la professionalità che mi serve per fare, perché non posso dipendere dal servizio. Mi vengono su in vacazione tre volte a settimana a farmi l'H12, ti dicono cosa succede quando faccio l'H24, mi trovo a mettere in piedi a scuola di cardiologia. Allora, prima di arrivare, e io sono d'accordo sulla posizione, e la sostengo e sono felice oggi, perché torno a casa contento, quindi ci sto sull'H24, è una grande scommessa nostra. Però prima di arrivare a questo, bisogna che funzionino tutta una serie di altri servizi ospedali del mondo, no? Con delle professionalità certe, con un numero di medici adeguato, perché qualche situazione che oggi non è presente, tipo la RAI, no? O altre situazioni, dicono che su certe situazioni, su certe patologie,
le leucemie e altro, no? Non ci sono neanche poi la credibilità delle autorità di tanti mesi. Quindi garantiamoci prima il pane quotidiano, quello che serve tutti i giorni, non la grande alta patologia. Potenziamo quel discorso, poi ci sto sull'H24 in termini dell'ospedale provincia, che io sono anche disposto a riconoscere, perché è giusto, visto che è come vuole provincia, in un ospedale diretto come il mio, anche il ruolo di ospedale di provincia, cioè praticamente l'ospedale che ha la non voglio fare il prosciutto delle tre carte, però attenzione, come in politica, quando si prende un voto in più, anche in sanità, riconoscimento uguale qualità, uguale servizi, uguali prestazioni, uguale grande disponibilità di cura. Perché adesso, tu lo sai, domando anche il presidente Palenzi, Sandro, in guida commissione introduciamo anche l'anno parlare. Andiamo a vedere se i soggetti, i pazienti, vanno tanto via dalle URSS, migrano e si migrano. Perché si migrano vuol dire che non trovano questo potente cura e quindi bisogna cambiare il tutto. Ecco perché dico e la qualità. Ospedale, faccio un attimo un saltino su cima. Ospedale Cortina. Allora, io qui dentro qui signora, su questa sala, ho chiesto all'assessore Coletto, fammi un favore, è passata questa linea, Sandro Sanche, già detto lei che è stato Roma prima, ho detto, datemi la possibilità di sapere da parte della giunta regionale, dopo una lettera del 2010, nel marzo 2010, cosa vuol fare la giunta regionale a Cortina. Sarà una sperimentazione pubblico-privata o potrà essere solamente una sperimentazione pubblica? Allora vi dico quello che mi aveva detto il dottor Domenico Mantovani insieme a Guido Maico, potrebbe essere anche solo una sperimentazione pubblica, potrebbe essere anche, però c'è anche da dire una cosa, che se è solo una sperimentazione pubblica bisogna trovare dei soldi in più, perché non è possibile solo per l'istituzione pubblica garantire quei standard con i soldi che abbiamo a disposizione, bisogna aumentarli, è questione di soldi, possiamo fare tutto, ma è questione di soldi, con una sperimentazione pubblico-privata, magari anche rivista, non so con chi o come, potremmo probabilmente trovare sia in termini di contratto per gestire alcune professionalità, sia in termini praticamente di reperibilità di risorse, potremmo trovare. Però io non metto per forza una sperimentazione pubblico-privata, se mi sta dando pubblica, è nelle schede, quelle qua che mi ha dato Guido Trento, c'è la possibilità di riconoscimento, però ottimo, è come il discorso della emodinamica H24, ne prendo atto, grandissimo, tiro sul bandiere. E ora entro nella pagina 42 dell'ospedale di Vede. Quando tu dici, e il 12 maniera supplementare sono stato purtroppo, che praticamente, pagina 44, scusa, 42 nella mia chiesa. No, quando pagina 44, quando dici, il presidente Fabrizio si è accorto, me lo devo dire, quando dici, nell'ospedale di rete, nel presidio di rete, tu dici 22, ma probabilmente saranno di più di 22, nell'ospedale di rete sono elencati questi servizi e ne siete dimenticati diversi, quindi alla fine dovrai capire, saranno tagliati 7-8 reparti, saranno tagliati 5-6 reparti, attenzione, questa è una fotografia di minimo. È una fotografia di minimo, è chiaro che ci sono delle cose tipo nefrologia che. Ma scriviamolo! Ma per l'amor di Dio! Ma non possiamo anche scriverla, ma possiamo anche dire che questa è una fotografia di minimo, ma attenzione, non deve essere letta come è stato scritto così, sarà così. Perché nelle schede che io non ho ancora visto, quello che c'è con la questo che fa no, cambiamo, Guido, è già uscito questo problema qua, cambiamo, chi che dice che ha fatto questo mestiere si può prevedere di andare a parte, dai, ultima cosa, farei tante altre, con le ultime due cose, l'ospedale di Lamont, diventerà dentro, come tutte le province avranno un centro di riferimento per quanto riguarda l'abilitazione, la mostra sarà un centro di riferimento provinciale con un attingimento anche su altri casi. È nato così. E lo potenzieremo così, tu sai che stiamo facendo di nuovo. Arrivo all'ultimo punto, la governance. Cosa significa? Chi gestisce? È il padrone di casa, chi che viene scelto, come viene scelto? Qui è stato fatto un lungo dibattito su chi verrà scelto, come viene fatto.
viene fatta una lista di 5 nomi, come dice il PD, che provengono dal territorio e poi praticamente il presidente della giunta regionale decide. Guarda, io ti dico solo questo, ho una mia idea, che è questa. Il direttore generale deve provenire il più possibile da te, perché altrimenti ci troviamo su una situazione come Agos. Compostella è un grandissimo direttore generale, è un grandissimo medico, no scusa, lasciatemelo dire, è un grandissimo medico, ma non ha le radici. E quindi quando non ha le radici, praticamente, cosa succede? Lo sport che va di moda adesso carica l'etame sul politico, perché il direttore generale ha la potenzialità di scusatemi se lo usano. Passare la parola a San Giovello, io vi saluto perché purtroppo ho fatto il tempo su con un'altra delegazione, cedo la presidenza al presidente della quinta commissione e saluto il vostro figliolo Guido, a ricordo di 5 anni passati assieme. Grazie della vostra venuta. Ciao Presidente, grazie. Beh, io saluto tutti. Devo dire che mi fa molto piacere che ci sia stata questa manifestazione e questa delegazione che si incontra con i rappresentanti del Consiglio regionale. Non entrerò nel merito di tutti i problemi, perché non farò la carrellata come ha fatto Dario, mi metterò però le prime considerazioni. La prima, mi fa piacere che ci sia una unità e una visione di carattere provinciale, perché aprendo i giornali non c'è la stessa cosa e questo non è bene, perché l'unità che si esprime e la forza che si esprime a questo tavolo sarebbe bene che fosse trasmessa anche, però questa è una considerazione mia. Sul piano, le cose, le osservazioni che voi avete portato qui fanno già parte della manovra emendativa del Partito Democratico. Io potrei scavarmela così, però aggiungo alcune cose perché non è per avere consenso che lo dico, noi l'abbiamo già preparata e presentata la proposta emendativa. Tutte le cose che avete detto sono dentro. Il problema fondamentale è che questo piano non è un piano. C'è anche il mio collega di gruppo Bruno Pigozzo che è saluto, non è un piano, perché questo è un insieme, sono centinaia di pagine di affermazioni più o meno generiche. Voi dite giustamente, scriviamo le cose. Noi diciamo, perché cosa è che sta succedendo? La maggioranza potrà smentirmi, ma cos'è che sta succedendo? Che la maggioranza non viene qui la commissione a discutere del piano, perché sa già che discute delle schede in un'altra sede. Questa è la verità, ed è una verità che noi non possiamo ovviamente condividere. Detto questo, prima che Federico Canera vada via, voglio dirlo mentre lui è presente, che ritengo le sue affermazioni assolutamente fuori luogo, sbagliate, le respingo e penso anche che debba lui stesso riflettere su quello che ha detto. Non credo che a sciarappare il denaro pubblico della regione sulla sanità siano state gli usbelunesi con il 25% pro capite in più. Faccio presente che gli usbelunesi solo il costo dei due ospedali costano in più 30 milioni, che la regione nell'ultimo riparto ha provveduto a tagliare portando il riconoscimento di quota a letto da 800 a 616 euro, che è addirittura inferiore a quello degli ULS di Bassano, di Treviso o delle altre che hanno il riconoscimento di funzioni, hanno 826, quella di Belluno ha 816, alle ULS di Belluno mancano 30 milioni. Grazie a questo, non credo abbiano sciarappato niente, credo abbiano garantito servizi. Se sono stati sciarappati soldi, però, Federico Caner, scusami perché quello che hai detto è intollerabile, anche la strumentalizzazione su scandali che riguardano l'operato di persone e che tu hai fatto contro la sanità bellunese è intollerabile. E ti dico che se qualcuno ha sciarappato il direttore generale nominato dal tuo presidente. Il Presidente della Regione, quindi anche mio, ma fa parte della tua forza politica, della maggioranza che governa la Regione da 15 anni. Siccome l'hai voluta mettere su questo piano, vale bene che su questo siamo tranquilli. Non lo dico per farmi propaganda, lo dico perché è la verità. È intollerabile quello che hai detto.
andate a togliere i soldi al Ius di Verona, a Bussolengo, che è passato in 15 anni. In 15 anni ha aumentato il suo budget del 148%, mentre l'Ius di Belluno l'ha aumentato dell'83%. Ecco, allora cominciamo ad andare a vedere. E in commissione bisogna cominciare a discutere di queste cose. Siete venuti in commissione l'altro giorno e avete parlato ognuno a titolo personale, voi della maggioranza, senza possibilità di confronto vero su queste cose. Detto questo, quindi il piano per noi va radicalmente cambiato, vanno fatte le schede per ospedale, siamo convinti che le questioni che qui sono state poste vadano recepite per l'ospedale di Belluno, per l'ospedale di Rete, per il pronto soccorso di Agordo, di Pieve di Cadore, non mi ripeto sulla Moma, certo che non entro nel merito. Ultima questione, il finanziamento. La formulazione che è contenuta nella bozza emendata del piano che ci è stata consegnata va nella direzione giusta, ma è assolutamente insufficiente. Dario sa, Dario sa che la penso così, spero che anche lui. Devo dire una cosa però, detto questo e precisato sulla dichiarazione di Federico, che io non vedo posizioni, lo dico senza, non sono ingenuo, ho tanti anni sulle spalle, non vedo posizioni preconcette contro la tutela della sanità di montagna. Devo dire che su questo lo atto non solo ai miei colleghi bellunesi, ma anche agli altri componenti della commissione. Mi pare che la voglia di discutere sul serio ci sia senza pregiudizi. Questo lo dico in maniera chiara. Io penso che noi dobbiamo scrivere però nella legge, più ancora che nell'allegato del piano, nella legge come si fa la governance, e quindi quale garanzia ha il territorio, lasciando al Presidente della Regione la responsabilità di nominare, di revocare, di valutare anche, perché bisognerebbe anche valutare, e poi la questione del finanziamento. Il finanziamento aggiuntivo per i territori montani e per la città di Venezia deve essere definito. Così come pure le schede, ma Federico lo dico, no, scusa, mi ha fatto arrabbiare. No, ma ho detto i soci. Ho detto che non c'è pregiudiziale, ho dato atto che non c'è pregiudiziale, bisogna stabilire come, perché il problema è questo, noi non possiamo fare in maniera che il Consiglio Provinciale scriva un piano che è generale generico, che poi il segretario generale alla sanità e se va bene l'assessore insieme decidono cosa si fa, perché se noi approviamo questo piano succederà esattamente così, che il segretario generale della sanità e l'assessore avranno mani libere. E io non credo che noi possiamo accettare questo. Il luogo della decisione politica è il Consiglio regionale. Il Consiglio regionale deve uscire con un documento che dà garanzia ai cittadini su qual è il futuro della sanità. Non solo per un mese, ma di tutta la nostra regione. Grazie Presidente, c'era il collega Franchetto prima. Secondo me le questioni sono due che vanno affrontate. Uno è il piano sociosanitario, che è un'altra, è la questione delle schede. Allora, sulle schede, che è la questione delle primarie, si discuterà successivamente, quindi ne parleremo dopo. La questione che oggi dobbiamo affrontare e chiarire è proprio quale linee diamo per tutta la regione, in particolare per Belluno. Perché una cosa è certa, se permangono gli indirizzi, quello che c'è scritto in questo piano, per Belluno è evidente che ci sarà un taglio drastico, non solo per Belluno, per tutta la regione, ma per Belluno in particolar modo. Devo dire che è vero quello che diceva Leoni, che c'è una indicazione generale da parte dei consiglieri regionali, sia per i colleghi di Belluno che hanno fatto una grande attività di lobby positiva, se mi posso permettere, ma anche da parte di tutti gli altri che veniamo da altri territori, di riconoscere delle situazioni di particolarità. Belluno è sicuramente una situazione particolare, come la Venezia, come il Basso Molise, mi permetto di dire.
ma quello che è mancato oggi è stata un'indicazione della, non solo della maggioranza ma anche della giunta, cioè del governo della regione. Non ci ha detto chiaramente su Belluno cosa si vuol fare. E quindi questa è una cosa importante, non l'ho detto nemmeno su Codivilla Punti, su cui dovrebbero darci delle indicazioni chiare. Poi, è scaduto il mese. Ecco, è scaduto il tempo, quindi... Tra quattro giorni. Quindi voglio dire, quindi anche su un tema specifico, particolare, come l'ospedale di Cortina, la risposta non c'è stata. Quindi o il piano viene modificato, nel senso che dite voi, quindi i colleghi del PD hanno presentato già emendamenti, noi li abbiamo già preparati e comunque recepiremo totalmente perché sono assolutamente logistici, condivisibili e ragionevoli le vostre proposte, quindi come Italia dei Valori sicuramente saremo disponibili a dare un contributo positivo alle vostre richieste perché sono richieste serie. Non condivido e non accetto neanch'io quello che ha detto il collega Caner, perché o ci spiega chi ha sprecato e dove, se no è troppo comodo parlare in questo modo e poi magari non c'è la possibilità di approfondire e magari appunto si insulta qualcuno senza poi trovare il razionale di questo insulto. Quindi è evidente che siamo in una situazione delicata, bisogna darci una riorganizzazione, questo vale per tutte le aziende, vale anche per Belluno, però ribadiamo e ribadisco l'intenzione e l'interesse nostro sul fatto che la provincia della montagna sarà, per quello che ci riguarda, presa in debita considerazione, perché è ragionevolmente così, cioè in montagna le distanze sono diverse, i servizi sono sicuramente più difficili da avere e anche più difficile trovare quelli che vengono a lavorare. Ed è un problema serio. Io penso che su questo, come scelta sanitaria, bisognerà trovare una compensazione per quei colleghi che si faranno carico, colleghi dico medici o anche infermieri, quindi tutte quelle strutture sanitarie, parasanitarie o altro, che si faranno carico di dare un servizio ai cittadini dove in quelle situazioni fisiche territoriali più delicate e meno allettanti. Quindi io penso che questo è un impegno che ce lo dobbiamo prendere come consiglio regionale, quindi fare in modo che lavorare a Belluno o in provincia di Belluno, perché magari Belluno città può essere anche allettante, ma in provincia di Belluno, quindi nelle zone un po' più periferiche, sia conveniente almeno dal punto di vista economico, ci sia un incentivo che consenta anche di coprire tutte quelle professionalità che cominciano seriamente a mancare. Quindi io mi fermo qui dicendo solo l'ultima cosa. Allora, questo piano sanitario ha un senso se dopo 16 anni adesso il Presidente non riusciamo a garantire a tutti i cittadini del Veneto la stessa qualità di cure dovunque essi si trovino. Se noi riusciamo a fare questo faremo un ottimo piano sanitario, quindi penso che la provincia di Belluno deve essere prima degli altri perché è più in difficoltà. Grazie, lavoro fatto Presidente del gruppo.